signore e signori, la cifra 160.000 euro è la nostra nuova campionessa, la nostra Carmela. Non ti chiedo niente, come va, come non va, non so niente, mettiti la cuffia, lascia perdere, concentrati. Samira, Andrea, noi ci siamo, se ci siete anche voi a casa, la campionessa c'è, la parola è nella busta, c'è una super fantastica eredità, c'è 160.000 euro, c'è tutto quello che ci serve per giocare. Andiamo, ghigliottina. Esame. Concorso. Concorso. Ghigliottina. Seconda parola. Rosa. Rosso. Rosso. Ghigliottina. Rosa. Voto. Vuoto. Voto. Ghigliottina. Brava Carmela che chiude gli occhi sperando di sentire il botto. Mercato. Formato. Mercato. Ghigliottina. Non c'è stato il botto. Ok. L'ultima. Carmela, vuoi scegliere Pino di Napoli o Pane di Altamura? Pane di Altamura. Ghigliottina. Calma, giocheremo comunque per 20.000 euro. Giocherai con le parole concorso, rosa, voto, formato, Pino di Napoli. Un minuto da adesso. Buona fortuna, Carmela. Dai! Abbiamo fatto, Carmela? Sì. Scritto? Sì. Allora, gentilmente, senza farmi vedere, altrimenti posa la coperta, ci penso io, ti liberi della cuffia. Adesso posso chiedertelo. Al di là dell'esito finale, se vincerai o non vincerai 20.000 euro, com'è andata? È andata benissimo, è stata un'escalation di emozioni, tutte positive, quindi sono estremamente soddisfatta. Ragazzi, escalation d'emozioni, applauso, già abbiamo vinto, già più abbiamo vinto. Ma sono molto contento, sono molto contento. Ma molto contento. Allora, in questa escalation d'emozioni manca l'ultima, prima del TG1 c'è quella parola lì, che per Carmela vale 20.000 euro, per voi la vittoria... su Twitter, guizzettone, guizzettoni, guizze, cose, appassionati, chat sul divano, in famiglia. Oh, ragazzi, dice l'ho beccata la parola, i messaggi, scrivegli, va, diglielo che la parola è... la parola deve andare bene con concorso, deve essere perfetta con rosa, deve sposarsi con voto, deve sommarsi in un tutt'uno conformato ed essere anche quella che ci spiega questo Pino di Napoli.
Vi propongo un quesito, ma Pino in quanto Giuseppe, il signor Giuseppe di Napoli? No. No, no. Mi piacerebbe avere la vostra certezza e sicurezza nella vita. Concorso rosa, voto formato Pino di Napoli. Carmela, io mi voglio godere la serata gentilmente, adesso spieghi tu. Come quando dirigi i treni, come quando vai sul treno tuo, prego, vai, vai, il treno adesso è in mano a te, ciao. Allora, ho trovato una concordanza più o meno con tutte le parole. E posso dire cosa ho scritto? Ho scritto nome. Ho scritto giro io, nome. Stai, signorina, prego. Scritto nome? Sì. Devo controllare? Sì. Ha scritto nome. Nome, prego. Allora, la prima che mi ha fatto venire in mente nome è stata Rosa, il nome della Rosa. Wow. Il romanzo di Umberto Eco. Wow. Poi, Umberto Eco, il nome della Rosa, capolavoro. Poi voto, perché comunque bisogna scrivere un nome quando bisogna votare, quindi voto. Sì. Pino di Napoli, Pino Daniele è il suo nome. È grandissimo, Pino. Il suo nome Daniele. Pino. Per quanto riguarda concorso, bisogna scrivere il proprio nome per partecipare a un concorso. Certo. E ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Ragazzi, il suo piccolo inciso. Qualche notte fa, capolavoro della RAI, documentario Pino C'è, dedicato a Pino Daniele. Ragazzi. Pino c'è, ci sarà sempre e ci sarà sempre la sua moglie. Complimenti, avete fatto, ci avete regalato un gioiello, avete fatto un capolavoro, davvero, proprio. Concorso, ci vuole il nome, certo, non è che ti puoi iscrivere al concorso anonimo. Il nome della Rosa, perfetto. Voto, dice io voto Cerelli, vota al municipio. Andrea Cerelli, nome? Cioè formato, e formato magari il carattere in cui bisogna scrivere il nome, grassetto, corsivo, sottolineato. Certo. E poi il signor Pino. Pino. Di Napoli il nome, per quello io chiedevo, secondo voi è quella cosa là o è pure un Pino, è il Pino quello conosciuto in tutto il mondo? Ma tu, tra un viaggio e l'altro col treno, ti è mai capitato di scendere e di fare una piccola dedica? Dice, ma guarda, adesso che sto qua, fammi spedire a zia, a mamma, al tuo innamorato, e poi riparti, cioè te l'ho spedita da lì. Lettera, ma per fare un po' prima, lo so, voi giovani, non una mail, voi siete, no, guardami a me, con i capelli bianchi, anziano, che vado lì alla buca rossa attaccata al muro e in buco là, non sa neanche la raccomandata. La raccomandata, ti amo tanto con la raccomandata. Non ci stanno più. Pensate che c'è un'applicazione, volendo, che si può scegliere una, la parola di questa sera, fare tutto per mail, poi arriva e se la stampano, oppure la consegnano già stampata, ma si fa per mail. C'è anche l'app, pensate. Invece noi siamo ancora quelli del francobollo con la marca. Con la marca. No, no. Allora, c'è stato un tempo che magari andavi al mare o in montagna e la prima preoccupazione non era divertirsi, non era sciare, non era andare alla baita, ma era andare a comprare la cosa. E a zia che gli scriviamo ore per poi la mettere cartolina. La cartolina. E poi aspetta che dopo ore tutti intorno a tavolo si fina. Scrivi saluti innevati, saluti salati se era dal mare, saluti innevati se era dalla neve. Brrr. Cartolina concorso. La cartolina concorso, si potevano vincere i premi, ancora qualcosa c'è, lo so, siete solo figli dell'iPad, del coso, però c'era la carta, cioè sarà sempre la carta. Cartolina concorso si spediva con i bollini d'acquisto. La cartolina rosa è una delle mille, mille canzoni di Claudio Baglioni, cartolina rosa. Sempre di quello si parla, del servizio militare. Per noi che è servizio militare obbligatorio era la cosiddetta cartolina rosa, cioè quella del precetto, cartolina precetto per il servizio militare. Cartolina voto, ad esempio la grandissima canzonissima, si esprimeva il voto con la cartolina, proprio la cartolina voto. Si riceveva insieme al biglietto della lotteria, ma che ne sapete? Formato cartolina, fotografia classica, 10x15, quello formato cartolina.
Pino di Napoli, se non la conoscete andate a guardarla, è la cartolina più famosa del mondo. Sì, forse adesso il Pino non c'è più, come va pare, non c'è Samira, c'è, non c'è, forse no, non c'è, ma la foto, la cartolina ci sarà sempre, il Pino in primo piano, che è solo lui, quello, il Pino di Napoli, è dietro Golfo e o Vesuvio. A parola è stasera, è cartolina, sa, sa. A parola è cartolina. Mandateci una